Oggi parliamo delle insofferenze negli ospedali, spinte, botte, schiaffi, insulti, minacce verbali. Accade negli ospedali italiani, nei pronto soccorso, come vedete qui notizie, ogni minuto c'è una notizia che negli ambulatori si registra un'escalation di aggressioni contro i camici bianchi, i camici verdi, i medici e gli infermieri, ma anche contro gli OS, gli operatori sociosanitari e le guardie giurate. Si stima siano 3.000 le aggressioni ogni anno e solo 1.200 denunciate all'INAIL. Accade, dicevamo, nei pronto soccorso, nelle sale d'attesa, nei servizi geriatrici, negli ambulatori psichiatrici. Sono 7 su 10 ad aver subito violenze verbali o fisiche, più a sud che a nord, secondo un sondaggio condotto dalla NAO e da Assomed. Quali sono le cause, i fattori di rischio di queste aggressioni, soprattutto come gestirne gli effetti e prevenirli, anche per colmare i vuoti normativi? Lo vediamo tra poco. Per parlarne con noi Giuseppe Cioffi, benvenuto dottor Cioffi, personaggio popolarissimo, medico psichiatra, già dirigente ASL nei servizi di salute mentale, di psicopatologia del lavoro, curato, gestito, mi pare, 10.000 persone, per 5 anni nel sistema sanitario della provincia di Salerno. Dunque, dicevamo, i fattori di rischio che vanno dall'avere contatto con persone sotto l'influenza di alcol. Qui vedete una rissa in una corsia dell'ospedale presa dalla telecamera e su YouTube, quindi noi l'abbiamo semplicemente presa e riprodotta. È una banda di delinquenti che entra impunemente in un ospedale e aggredisce un medico. E vanno quindi da queste persone che sono sotto l'influenza di alcol o droga o psicotiche oppure con storie di violenza, alle fasi di trasferimento dell'ammalato, dal sovraffollamento ai lunghi tempi d'attesa, anche gli ambienti sanitari poco idonei, la forte affluenza del pubblico alla scarsa illuminazione di corridoi nelle sale d'attesa, anche i parcheggi e anche le scarse misure di sicurezza sono tutti, diciamo, fattori di rischio concomitanti. Dunque, dottor Cioffi, le conseguenze sono immaginabili, ci sono ferite, contusioni, eccetera, ma anche psicologiche, trauma psicologico. Cosa succede all'equilibrio di un operatore sanitario, un medico, un infermiere che incorre in queste violenze del genere? In un sistema sanitario, nelle professioni di aiuto, dobbiamo ricordare anche le guardie mediche, anche nelle guardie mediche si determinano fenomeni in cui sono stati aggrediti colleghi. Qualcheduno ha perso la vita, una collega qualche mese fa, quindi è un nervo scoperto in un sistema sociale che in questa particolare fase socio-economica, politica, soffre. È un sistema da rivedere, è un sistema da aggiornare ai tempi, anche perché in questa fase la carenza di personale non ti consente di gestire con figure non stressate un momento così delicato qual è la salvaguardia della salute. Ci sono le professioni di aiuto, come dicevo prima, che in questa fase risentono maggiormente. Non per niente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la sindrome del burnout, lo stress da lavoro, quello che si determina in un ambiente difficile come un pronto soccorso, un reparto particolarmente difficile da gestire, una guardia medica. È un sistema organizzativo sanitario da rivedere. Ci auguriamo che tutti i colleghi che dirigono queste strutture siano all'altezza della situazione. Non basta la scienza della medicina, la clinica, ci vuole anche la competenza organizzativa per prevenire queste situazioni. Infatti, diceva, lo stress, come gestire questo stress conseguente a insulti, minacce verbali, insomma non soltanto i farmaci che abbiamo visto dalle notizie, boom di farmaci antidepressivi. Poi l'automedicazione, purtroppo diverse situazioni, i colleghi che vivono questa realtà fanno l'automedicazione, incominciano a assumere farmaci antidepressivi, benzodiazepine, non si rivolgono ai colleghi che vivono questa realtà, che la sanno gestire professionalmente, e quindi si arriva molte volte a dipendenza da benzodiazepine, si innesta un meccanismo a catena, non va bene. Abbiamo tante figure sul territorio che possono dare una mano alle persone, abbiamo la medicina del lavoro con tutte le figure previste, anche se l'ASL di Salerno ritenne, quando io sono andato in pensione, io dirigevo la psicopatologia del lavoro all'ASL Salerno, quando allora c'erano 10.000 lavoratori, ha smantellato questo servizio. I medici competenti, la medicina del lavoro, il servizio di psicopatologia del lavoro è uno degli elementi
fondamentali per filtrare, per gestire questa sofferenza, questo burnout. Burnout, ansia, depressione, disturbo post-traumatico da stress, sono diverse le patologie che si possono innestare quando il lavoratore si trova a vivere una realtà difficile condizionata da una forte carenza di organico. Sì. E poi c'è la gestione, il problema è, andiamo a monte, insomma, c'è il problema della gestione del rapporto tra il personale sanitario, i medici, gli infermieri e il paziente, che evidentemente è trascurato. La formazione. Qua siamo a livello di formazione, allora si fanno i corsi di formazione, ma bisogna adeguarli ai tempi. Non si possono prevedere corsi di formazione gestiti come era la materia 10 anni fa, 15 anni fa. Adesso bisogna rivedere da completamente, visto che la formazione è obbligatoria, allora gli enti ospedalieri, le ASL, gli ospedali devono rivedere i canoni organizzativi per la formazione. Voi sapete che è obbligatoria nel sistema sanitario pubblico e privato, devono essere rivisti alla luce di queste nuove esigenze, di queste nuove realtà. Sì, e quindi diciamo che è una parte trascurata, c'è un po' di negligenza. Molto trascurata. Sì, queste cose si scrivono, sono scritte, sono prescritte, ma non vengono applicate. Perché, non vengono applicate. Diceva lei, si dà prevalenza alla clinica, che non è tutto ovviamente. Non è tutta la clinica, noi vogliamo arrivare, dobbiamo arrivare a degli operatori formati e motivati. Prima la parola formati, se non li formiamo prima non possiamo pretendere poi si arrivi al grado di professionalità, che nonostante ciò si raggiunge, molti nostri operatori vengono richiesti all'estero, quindi vuol dire che sul campo sono i primi nella materia a sapersi gestire le situazioni, anche se sono in carenza di personale. Ecco, ma secondo lei c'è un vuoto normativo, un vuoto dove, che ovviamente non prevede casistiche del genere, è passato molto tempo evidentemente, la società è cambiata, è peggiorata, diciamo, è peggiorato il sistema, le strutture ospedaliere che si sono deteriorate, la gestione dei codici che produce, la cattiva gestione dei codici che produce un sovraffollamento, per esempio l'uso improprio dei pronto soccorso, dove per un codice bianco, un mal di testa, si va al pronto soccorso. Che vengono sovraccaricati di codici impropri, che non possono gestire i pronto soccorso, ma dovrebbe essere gestiti all'esterno, dai medici di famiglia, in un H24, un sistema continuativo di studi aggregati, perché ci sono pronto soccorso che vengono totalmente imballati, affogati da codici che non devono essere gestiti in quella sede. Improprietà, una gestione impropria. I medici di famiglia che vengono qui si dichiarano disponibili, anche il segretario provinciale della FIMCE, però poi non si passa alle vie di fatto perché occorre ovviamente una procedura legislativa. Occorre una procedura, occorre una legge, occorre un regolamento, occorre che quel pronto soccorso sia dedicato completamente ai codici gialli, ai codici rossi, che nei tempi, la partita della vita si gioca in tempi ristrettissimi, e se io ho 50 codici bianchi o già o verdi, è chiaro che io mi troverò ingolfato a gestirmi i codici che meritano la giusta attenzione. E poi c'è da fare i conti con la carenza di personale che c'è oggi, di infermieri, di medici, ho letto un infermiere ogni 15 persone. I medici specializzati, perché il sistema universitario deve essere corretto, deve essere adeguato ai tempi, ma presto bisogna fare, perché sennò si arriverà a un punto che non ci saranno più medici, che dovremo, dovremo già gestire. Già oggi vengono sottoposti a turni assurdi, stressanti, turni massacranti, è chiaro che poi vanno in stress, vanno in stress, burnout, con problematiche diverse che devono essere gestite. Quando si assenta noi che abbiamo analizzato centinaia di lavoratori, abbiamo analizzato e quindi ci rendiamo conto della difficoltà di un reparto di malattie infettive, di un pronto soccorso, ci rendiamo conto che quando l'unità medico, infermiero, altre figure tra le professioni di aiuto e insofferenza, poi si assenta dal lavoro, i carichi di lavoro vengono ripartiti fra un personale già carente, quindi vedete che meccanismo a catena che si innesta in una materia così delicata qual è la sanità, in reparti molto delicati da gestire. Ecco, c'è da dire anche che bisogna fare i conti con i limiti imposti dall'Unione Europea che impediscono alle regioni, per esempio, che sono in piano di rientro, a bandire concorsi a tempo determinato. Ecco perché poi i nostri infermieri nelle nostre regioni meridionali, ma anche nelle regioni settentrionali, poi sono costretti ad emigrare, vanno nei paesi, oggi negli Emirati Arabi, in Germania, in Svizzera, anche per la Spagna. Differenza di remunerazione, di stipendio. Sì, qui sono stipendi fermi a 15 anni fa,
Si sta verificando negli ospedali, nel sistema sanitario, quello che si è verificato per anni nel sistema della scuola, cioè docenti, professori pagati malissimo, con stipendi bloccati magari per 20 anni. E poi c'è da dire anche che, non dimentichiamolo, c'è un problema anche di comunicazione, vero, tra il medico e l'infermiere, soprattutto il medico e il paziente, con e i familiari, con l'utenza, perché questo fa scattare diciamo meccanismi poi certo, pensabili. Ritorniamo al discorso che dicevamo prima, della formazione degli operatori, che non è un aspetto secondario, ma è fondamentale, perché l'operatore si trova a gestire un'utenza sofferente, quindi deve essere educato, deve essere formato a vivere questo rapporto in un pronto soccorso, in un reparto. È un elemento sostanziale, fondamentale del pianeta, del complesso pianeta salute. Ecco, che ne pensa di questo disegno di legge del ministro Grillo che vorrebbe, come dire, inasprire le sanzioni, le pene, cioè, rendere più blindate le misure di sicurezza? È solo un problema di sicurezza o è a monte che bisogna intervenire? La sicurezza indubbiamente va valutata, va analizzata e vanno adeguati i sistemi di sicurezza. Va ricontestualizzata, Perché il momento è quello che è, ma non è l'unico elemento da gestire. Parlavamo di università, parlavamo di concorsi, parlavamo di fondi di incentivazione per le persone che fanno il surplus orario, cioè ci sono tanti elementi da coordinare e da gestire. Capisco, la collega Grillo si è trovata una patata bollente impressionante, però diciamo bisogna con gradualità gestirsi i vari momenti. Sì. E quindi noi dobbiamo insistere soprattutto, però visto che è complicato, poi è complesso, bisogna andare ad una procedura legislativa, andare alle Camere. Ecco, prima di varare qualsiasi disegno di legge che inasprisca le pene, bisogna, ecco, quello che possiamo fare noi subito, o diciamo in tempi brevi, è quello, per esempio per i dirigenti, per i manager, è quello di rivedere le norme all'interno di un'azienda ospedaliera. Per un presidente della regione, per esempio, di rivedere alcuni meccanismi che vanno modificati. Per andare ancora più al concreto, bisogna incentivare quello che c'è, la realtà che c'è, la medicina del lavoro, a cui la legge ascrive e riconosce tutte le potenzialità per gestirsi le problematiche derivanti dagli ambienti di lavoro. Quindi che venga dato il giusto risalto, la giusta considerazione alla medicina del lavoro. Sì. Bene, abbiamo messo sul campo tanti fattori di rischio che oggi concorrono a questo clima, come dire, pesante. Gli ultimi episodi, quello di questa baby gang che entra, un collega è morto di infarto in un pronto soccorso l'altro giorno a Napoli, se non sbaglio, se ricordo bene, doveva fare il secondo, il turno successivo, è morto ancora di media età, perché questo surplus chiaramente può portare anche a queste situazioni drammatiche. Noi ringraziamo molto Peppe Cioffi, il dottor Cioffi, per questa testimonianza vera, viva, diciamo, di grande intensità, la persona che ha vissuto, insomma, queste... 5 anni in psicopatologia del lavoro, ero responsabile, pensate un po' quante situazioni... Un servizio praticamente oggi... Abbiamo una cosa dobbiamo dire, perché io in 5 anni capite quante realtà abbiamo analizzato, perché era un'equipe che analizzava le situazioni difficili. Ci siamo trovati di fronte che quando delle situazioni veramente sconcertanti, situazioni di reparti in cui nonostante il personale in sovrannumero, non c'erano le capacità organizzative di chi era preposto all'organizzazione, il primario, il dirigente, e la struttura andava in sofferenza. Sì. Quindi il grande clinico che non ha capacità organizzative mette in sofferenza la struttura che dirige. Questa è un'altra realtà.